Ora si usano diciamo, le uova di cioccolato, ma nel passato si usavano le cordure di Pasqua. 350 g di zucchero, 250 g di latte, 3 uova, 4 cucchiai di olio glielo potete mettere sia questo del seme che quello di oliva, come preferite. Io ho portato di mano questo del seme e metto questo. Allora, adesso aggiungiamo l'ammoniaca. L'ammoniaca ce ne vogliono 30 grammi, però io ne metto due buste su 1 chilo di farina. Leggo semplicemente per far lievitare i dolci. Io praticamente, certo, questa è la mia gioventù. Io mi ricordo che ce ne andavamo in campagna e anche la scuola ci portava a fare il lunedì di Pasqua. E mia mamma non è che mi dava il panino come ora, la pezzetta, e come mangiare davano questi praticamente queste cordure, questi biscotti fatti con le uova d'oro. Ed era questo il divertimento che avevamo, E ora? per cui è Ora? un bellissimo ricordo. Io praticamente sono legata, voi lo sapete, al passato e tutto mi ritorna in mente, e quindi praticamente anche ora poi io per devozione, diciamo, li do ai miei figli. 1 chilo di farina 00. E che si possono impastare. Stiamo oggi preparando, siccome si appresta la Santa Pasqua, e qua è tradizione alluntina di fare le uova dure messe nei biscotti e infornate, le famose cordure con l'uovo. Praticamente stiamo preparando queste cordure. Come si fanno? Si fanno con, veramente originariamente viene fatto con la pasta dei biscotti a saimi, ma quelle praticamente hanno una lunga preparazione perché devono lievitare 12 ore. Invece alla svelta, diciamo, li facciamo queste qua, che sono biscotti al latte. Allora, i biscotti al latte come vengono fatti? 1 chilo di farina 00, 350 g di zucchero, 2 bustine di ammoniaca per dolce, 250 g di latte, 4 cucchiaiate di olio e 3 uova. Poi un uovo serve per spennellare la pasta di biscotto. Io praticamente per fare questi dolci ho già bollito le uova, perché le uova non vanno messe crude perché altrimenti scoppiano. Le uova si devono bollire, devono essere dure, e quindi già ce l'ho pronte qua bollite. Ora preparerò la pasta e appoggerò di sopra le uova. Una ricetta antica, cosa le ricorda questo dolce? Praticamente questi qua nell'antichità li facevano le suore qua, perché avevamo le suore di clausura. C'erano due conventi, il convento all'abbadia piccola e il convento all'abbadia grande, e questi dolci li facevano le suore. Poi praticamente hanno imparato ragazze di San Marco. Io avevo una zia, si chiamava Teresa, che era praticamente una biscottaia, e li faceva. E settimane intere queste qua, avvicinandosi alla Pasqua, siccome per il periodo pasquale le galline fanno molte uova e si dovevano consumare, allora facevano di tutti i tipi di biscotti, tra cui praticamente venivano consumate anche facendo queste cordure con l'uovo. Mia mamma, come lo sapete, ha 97 anni e si è messa in testa che non vuole mettere più la dentiera. Come fa una persona che è stata sempre abituata a mangiare con la dentiera a
a farne senza. Mi restava digiuna e quindi io sono in continuazione che faccio biscotti al latte e lei se le inzuppa nel latte e così la sosteniamo con questo tipo di biscotti che hanno tutte le sostanze. Ma quante cose fa per sua madre? Qualsiasi soluzione la trova all'istante. E che facciamo? La dobbiamo far arrivare a 100 anni. Noi ce la mettiamo tutta. Tra 3 anni circa? 3 anni circa, vediamo se ci arriviamo a fare una bella festa. Metto nel bicchiere, lo sbattiamo con il pennellino e poi lo andiamo a lucidare i nostri biscotti. L'intrecciamo. Ed ecco qua, intrecciate. Abbiamo fatto il nostro biscottino intrecciato. Ora prendiamo l'uovo e lo andiamo a collocare sul biscotto. Però l'uovo si può staccare, quindi noi dobbiamo fare delle strisce da mettere sull'uovo affinché questo qua rimane fermo. Li mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Possiamo togliere i nostri collure che sono collure piccole, diciamo, non sono proprio un dolcetto con l'uovo. Allora, io praticamente non faccio niente per Onda TV, però visto che viene Pasqua e abbiamo fatto queste legature con l'uovo, ho pensato di mandarlo al direttore, a Valentina Grimaldi e ad Adriano che mi supporta praticamente. Quindi ve le ho confezionate qua e ora queste qua gliele mando per Onda TV. E grazie di cuore a nome dello staff di Onda TV e di Bella Sicilia. Devo mettere un pochino di scotch qua.